Questo programma è offerto da Assicurazioni Generali, agenzia principale di Rivarolo e Cuornier, rappresentanti procuratori Filippo Giovannini e Marco Bevilacqua. Amici sportivi, un ben ritrovati da Giancarlo Straulino per questa prima puntata di Weekend Sportivo edizione 2012-2013. Vi ricordo gli orari e le televisioni su cui andiamo in onda quest'anno alle 20.30 tutti i venerdì su Rete Canavese, in replica tutte le domeniche intorno alle ore 10. Potete anche rivedere l'intera puntata e i servizi che realizziamo nel corso delle settimane che sono in onda su questa trasmissione nel nostro sito dedicato allo sport, vale a dire www.tribunasportiva.it. Anche quest'anno la nostra trasmissione è divisa in due momenti, un primo momento dedicato ai settori giovanili delle squadre calcistiche canavesane, mentre nella seconda parte di trasmissione parleremo di altri sport. Questa sera parleremo nella seconda parte di baseball, di basket, di bocce, di judo e poi avremo uno spazio dedicato al settore giovanile della pallavolo Castellamonte, un servizio dedicato invece al volley Finimpianti di Rivarolo Volley, e chiuderemo come sempre con lo spazio dedicato al rugby. E allora cominciamo questa prima parte che, come vi ho accennato in precedenza, è dedicata ai settori giovanili come facevamo negli anni passati, cioè andremo in ordine rigorosamente alfabetico, cominciando quindi dalla lettera A, e alla lettera A noi troviamo l'Atletico 1912. Per questa prima puntata abbiamo sentito un po' uno degli allenatori più anziani dal punto di vista lavorativo, sicuramente non anagrafico, vale a dire l'allenatore del settore giovanile dell'Atletico 1912, Michele Ferrando. Michele Ferrando, allenatore del settore giovanile dell'Atletico 1912, comincia la stagione. Sì, abbiamo iniziato, abbiamo un bel tempo che ci comunque che ci aiuta. Stiamo aspettando tanti bimbi, ne abbiamo già ricevuti tanti piccoli del 2007 e speriamo ne arrivino altri. Ecco, chi volesse portarlo, quando, come, dove vi trova? Allora, noi siamo al campo sportivo di San Giusto Canavese il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.15. Ormai sono tanti anni che tu e tuo fratello fate parte del settore giovanile. Che cosa ti aspetti da questa stagione? Ma mi aspetto di poter insegnare comunque qualcosa ai bambini a livello di educazione, che è la cosa più importante, e poi sicuramente a giocare a calcio. Insegniamogli qualcosina, un po' per volta, piano piano. A che età secondo te ci si può avvicinare a questo sport? Ma l'età non lo so, diventa difficile. Io credo che un bambino verso i 6-7 anni, se gli piace, se ha voglia di provare, noi siamo a completa disposizione, abbiamo una bella struttura e secondo me sui 6-7 anni un bambino può venire, provare e divertirsi. Da voi conta soprattutto il divertimento, il risultato ovviamente non conta nulla. No, assolutamente, non conta il risultato, conta venire, stare in compagnia, imparare un minimo di educazione, stare insieme a un gruppo e divertirsi è la cosa principale. Forse anche imparare delle regole, oltre a quelle calcistiche, anche di vita con futuri compagni. Sì, assolutamente sì, perché quando si è da soli si hanno sicuramente meno regole a cui sottostare. Quando si sta in compagnia con altri bambini ci sono delle regole e delle piccole cose che comunque in gruppo non fa mai male. Il nostro viaggio attraverso i settori giovanili si sposta, come nelle precedenti edizioni, da San Giorgio a Banchette. A Banchette, come sapete, è una tradizione ormai, un settore giovanile sempre, tutti gli anni sempre in crescita, sia a livello di numeri e a livello di qualità.
Questa settimana, era la scorsa settimana, si è svolto il trofeo IOMA e a margine di questo trofeo abbiamo sentito Gianni Sabolo, che è un po' l'anima, una delle tante anime del settore giovanile del Banchette, che ci fa il punto della situazione, ci parla di questo trofeo e ci parla anche delle prossime iniziative del Banchette settore giovanile. Gianni Sabolo, responsabile direttore giovanile USD Banchette, questo siamo qua per il primo torneo organizzato in collaborazione tra USD Banchette e IOMA. Parlaci un po' di questa collaborazione, di questo torneo, come è nato? Ma noi innanzitutto usiamo materiale IOMA, quindi con la IOMA abbiamo voluto organizzare questo torneo qua sul territorio. Per il primo anno credo che il torneo sia andato molto bene, quindi sicuramente un'esperienza da ripetere. Oggi qui abbiamo 12 squadre, abbiamo fatto la categoria Pulcini l'ultimo anno, quindi 2002, 12 squadre, tutti di buon livello, quindi il torneo è andato bene anche grazie al tempo che ci ha aiutati e un grazie in modo particolare alla IOMA perché con la loro sponsorizzazione di questo torneo abbiamo potuto fare un torneo di buon livello, anche a livello di premi, tutto quanto, quindi per i ragazzi una cosa importante per noi e credo anche che faccia piacere a tutte le squadre che sono venute qua a Banchette. A voi come società cosa porterà questa collaborazione con la IOMA? Ma la collaborazione per noi è un prestigio, perché fare un torneo IOMA è un prestigio per noi e siamo contenti che la IOMA abbia scelto Banchette per venire proporre il suo abbigliamento, tutti i suoi gadget che fa qua a Banchette con noi. Questa collaborazione per noi è un onore fare un torneo IOMA a Banchette sul territorio sicuramente. I tornei sono appena cominciati, la prossima domenica ce ne sarà un altro, sai già dirci qualcosa? Sì, la prossima domenica facciamo un torneo per i Pulcini 2003. Un torneo con 16 squadre, con squadre importanti, ci saranno 3 squadre professionistiche, ci sarà la Juventus, il Torino, la Pro Vercelli e poi tutte squadre di grande caratura, quindi riteniamo che sia un torneo da venire a vedere sicuramente perché sarà di alto livello. Sono adesso 2 anni che a Banchette facciamo tornei anche autunnali, abbiamo avuto un grosso successo e grazie a questo successo vogliamo ripeterci. Marco Pupillo, agente di commercio per la IOMA, oggi qua il torneo a Banchette organizzato tra la IOMA e la società Banchette. Parlaci un po' di come è nata l'idea di questo torneo e di qual è la vostra attività sul territorio. Lavoro per la IOMA Italia da circa 2 anni, l'azienda è un'azienda spagnola che sta cercando di consolidare il proprio mercato italiano. E il nostro canale di vendita è esclusivamente riservato ai negozi. Nel caso specifico la collaborazione è nata tra negozio situato a Vercelli, che è lo sportivo, e con il Banchette. Noi cerchiamo ovviamente in tutte le maniere di migliorare il nostro servizio e di consolidarci sul mercato italiano. Con delle prospettive interessanti. Perché una società dovrebbe scegliere IOMA? Allora, IOMA in questo momento rappresenta sul mercato italiano un'azienda emergente, un'azienda giovane, un'azienda molto dinamica, flessibile, dove abbina un ottimo servizio ad un prezzo competitivo. Da Banchette la nostra carovana si sposta verso il Basso Canavese ed approdiamo in quelle di Bosco Nero. Come tutte le prime puntate abbiamo sentito i dirigenti, questa volta abbiamo sentito Rosario Chiodo, vicepresidente della Polisportiva Bosconerese, in quanto la prima puntata è una sorta di presentazione della società a livello giovanile. Allora andiamo a sentire quali sono i propositi per questa stagione 2012-2013 in casa del Bosconero, li ha fatti per noi il vicepresidente Rosario Chiodo. Rosario Chiodo, vicepresidente della Bosconerese, ripresa l'attività del settore giovanile. Sì, è ripresa circa una settimana e mezza fa, abbiamo incrementato i ragazzi, abbiamo aperto una collaborazione con la S Volpiano, per cui arrivano anche ragazzi da Volpiano, anche da Salassa, diciamo che siamo diventati un gruppo del Volpiano, via. Senti Rosario, nonostante appunto passino gli anni, voi siete sempre in costante crescita sia di numero che di qualità.
Beh, senz'altro, perché evidentemente lavoriamo abbastanza bene e siamo una società seria, non perché le altre non sono serie, però ci mettiamo tanta volontà e tanta voglia di fare le cose. Rosario, quali sono gli obiettivi del settore giovanile per questa nuova stagione? Gli obiettivi sono migliorarsi sempre di più, meglio dell'anno passato. Quest'anno quante squadre avete allestito o state allestendo per il settore giovanile? Ma guarda, non posso dirti di preciso quante perché ne stiamo allestendo. So che abbiamo due squadre del 2001 piene, una squadra 2000-2001 mista, abbiamo poi anche 2002-2003, 2004-2005 che hanno iniziato quest'anno, 2006. Addirittura pensa che ci chiedono di poter prendere dei bambini di 4-5 anni. Chi volesse portare il figlio, come quest'anno, quando vi trova al campo ovviamente, ma in che serate? Da lunedì a sabato, sempre dalle 17 alle 19 col settore giovanile. Quindi siete praticamente al campo a tempo pieno? Sì, sempre. Da Bosconero ci spostiamo a Castellamonte. A Castellamonte, nel settore giovanile, abbiamo trovato un amico, un vecchio amico che ha allenato per anni in quel di Feletto, nel settore giovanile del Feletto, e poi si è trasferito in quel di Castellamonte, almeno a livello di allenatore. Allora andiamo a sentire Marco Faccinti che ci parla di questa sua nuova avventura sulla panchina del sodalizio del Castellamonte. Marco Faccinti, allenatore del settore giovanile del Castellamonte, riparti da Castellamonte dopo tanti anni a Feletto. Sì, ripartiamo qui a Castellamonte, parte dei ragazzi che avevo a Feletto sono con me perché a Feletto non c'erano più le condizioni per andare avanti, adesso ci stiamo iniziando a conoscere, abbiamo fatto qualche amichevole con dei buoni risultati e adesso sabato inizierà la prima parte della stagione calcistica vera e propria. Che cosa ti aspetti da questa stagione calcistica? Ma più che risultati spero che riusciamo a fondere il gruppo abbastanza in fretta in maniera tale che i ragazzi possano divertirsi e crescere insieme sia a livello sportivo che umano. La difficoltà potrebbe unire il gruppo di Feletto e Castellamonte? Sì, io spero in quello, alla fine sono ragazzi quindi basta poco per l'unione e divertirsi, basta solo veramente poco. La base di tutto naturalmente è che i ragazzi si possono divertire? Ma quello senz'altro, che crescono in un ambiente sano, fuori dai pericoli diciamo della strada e cose così. Attraverso la pedemontana scendiamo verso Ivrea, la nostra prossima tappa è una tappa ormai nota, notissima, vale a dire Colleretto-Giacosa. A Colleretto-Giacosa è la sede del Colleretto Pedanea, un sodalizio ormai che conosciamo tutti molto bene. Allora questa settimana, per cominciare questa stagione, non poteva venire ai nostri microfoni che il vulcanico presidente del Colleretto Pedanea, vale dire Antonio Vernetto, che ovviamente ci presenta questa nuova stagione. Antonio Vernetto, presidente del Colleretto Pedanea, parliamo di giovanili. Sì, credo che il calcio parta proprio da questo, dai ragazzi. Per noi è importante avere delle squadre, siamo contenti dei gruppi che abbiamo e qui bisogna ringraziare anche tutte queste famiglie che hanno fiducia di portare i ragazzi qui, che si trovano bene. Un grazie particolare anche a tutti gli allenatori e ai ragazzi, perché i ragazzi sono importanti delle cose, secondo noi, che sono un po' anche la base del calcio e della vita. E quindi sti ragazzini cerchiamo di dargli il meglio nel gioco del calcio, ma cerchiamo anche di insegnargli qualcosa che gli possa servire domani, anche non solo del calcio, ma che gli serva nella vita, quindi l'educazione, rispetto per gli altri, tutte queste cosine qua, stare nel gruppo, fare vita con tutti. Il Colleretto punta molto alle giovanili e si punta anche, come dicevi tu, a fare gruppo tra i vari ragazzi. Beh, sicuramente. Noi dobbiamo renderci conto che siamo il Colleretto Pedanea. Non siamo in una grande città, qui si fa il calcio per il piacere di farlo e quindi
sono importanti molte cose, il rispetto, il gruppo, l'amicizia, la non differenza tra giovani e anziani, anche in prima squadra. Io ho visto delle cose molto molto belle, che c'è molto rispetto anche per gli ultimi arrivati, e questo mi fa piacere, perché se noi non siamo capaci di far giocare i ragazzi tutti insieme, vuol dire che probabilmente abbiamo capito un po' poco, ecco. Se i genitori volessero portare i loro ragazzi a provare, come devono fare? Sì, ma è semplicissimo, perché ci sono dei numeri di telefono che per poterli portare, oppure presentarsi a Loranzè, a Parella, a Quagliuzzo nei giorni di martedì e giovedì. E quindi qui trovano le squadre che si allenano, parlano con i responsabili e vedono, si informano un po' di tutto, delle iscrizioni, di come, vedono anche come vengono trattati gli altri ragazzi, possono anche chiedere di fare una prova di 2 o 3 allenamenti e poi decidere, insomma cerchiamo di usare l'elastico che serve anche nella vita. Ecco. Venirsi incontro tra squadre e famiglie. Sì, bravissimo, bravissimo. E da Colleretto ci spostiamo a Favia. Qui il settore giovanile prevede per questa stagione anche una squadra dedicata al settore femminile. E allora, per conoscere da vicino, in maniera più approfondita, questo settore giovanile, ricordando che la squadra milita in terza, la prima squadra maschile milita in terza categoria, abbiamo sentito il vicepresidente del sodalizio, Roberto Massara. Massara Roberto, vicepresidente del Victor Favria, parliamo di settore giovanile. Che cosa vi aspettate da questa stagione? Ma da parte nostra sicuramente più che altro i risultati, soprattutto una buona partenza, che è quella che fa poi vedere tutto il campionato. Ci auguriamo a livello settore giovanile di avere un incremento di ragazzine, sia soprattutto primi calci, che quest'anno abbiamo debuttato con l'allenatore Mazzetto Giancarlo e il suo collaboratore Gulli Maurizio, e pertanto per quanto riguarda questa categoria siamo speranzosi, diciamo così. Avete anche un settore femminile? Certo, da quest'anno abbiamo la novità qua a Favria, ci siamo prospettati con il calcio femminile solo da questa stagione, e di conseguenza abbiamo la possibilità di iniziare con la categoria giovanissimi, e ci auguriamo che nei prossimi anni possiamo anche far di meglio, nel senso che partendo anche con una squadra calcio femminile con un'età inferiore. Senti, chi volesse portare il bambino o la bambina a provare da voi, quando e dove vi trova? Allora, per quanto riguarda sulle categorie del settore giovanile, principalmente al campo sportivo in via Busano, nonché il Carlo Picco. Per quanto riguarda primi calci, il martedì e il giovedì, dalle 17.30 fino alle 19, apro una parentesi per coloro con... Per quanto riguarda tutte le categorie c'è un periodo di prova a livello gratuito, vale a dire i primi 20 giorni, e poi sta al genitore se proseguire o meno. Da Favia ci veniamo verso il Basso Canavese, ci spostiamo verso il Basso Canavese e andiamo da una società che ormai sono da anni che noi seguiamo, sia a livello di settore giovanile che a livello di prima squadra, vale a dire il Montanaro, che nonostante una piccola realtà in mezzo a grossi giganti del calibro di Real Canavese, di Volpiano, di Chivasso, riesce sempre a ritagliarsi una sua fetta di mercato importante. E allora andiamo a sentire proprio dalla bocca del presidente Giorgio Priscoglio quali sono le linee guida per questa nuova stagione, soprattutto per quello che riguarda il settore giovanile. Giorgio Priscoglio, presidente del Montanaro, ai primi di agosto hai festeggiato un anno di presidenza. Puoi fare un bilancio nel settore giovanile? Ma il mio bilancio personalmente è positivo, speriamo di migliorarlo, però in tutto sommato come primo anno è andata bene, via. Siamo all'inizio della nuova stagione, che cosa ti aspetti? Proseguire come abbiamo fatto l'anno scorso, con qualche miglioramento sul settore giovanile. Adesso avremo 2 squadre che inizieranno la fase per la qualificazione ai regionali o ai provinciali, 98-99. Vediamo come si prospetta l'inizio, via.
Quali sono le squadre giovanili che parteciperanno ai campionati? Allora, noi quest'anno abbiamo il 98, il 99, poi avremo il 2001, 2002, 2003 e scuola calcio. Per quanto riguarda invece nuove iscrizioni, chi volesse venire cosa deve fare? Tutte le sere viene qua al campo dalle 5 e mezza in poi e ci trova qua fino alle 8 di sera. Chi vuol venire è ben accetto, viene, prova, poi se la cosa gli piace, se l'ambiente gli piace, può anche rimanere. Un settore giovanile per voi molto importante, quest'anno in prima squadra anche tanti ragazzi che provengono direttamente dal vostro vivaio. Sì, ci abbiamo alcuni ragazzi che arrivano dal nostro vivaio, c'è in prospettiva la possibilità, se riusciamo ad inserirne altri due o tre, ci stiamo lavorando sopra, perciò sono abbastanza soddisfatto su questa cosa. Quindi un settore giovanile che a voi serve soprattutto in funzione della prima squadra? Ma certamente, coi tempi che ci sono adesso, se non lavori in basso e cerchi di crescerteli in casa, inizia a diventare dura fare i campionati. Da Montanaro torniamo verso l'Alto Canavese e facciamo tappa a Pertusio. Come voi sapete, il Pertusio ha conquistato, parliamo a livello di prima squadra, lo scorso anno la promozione in prima categoria. Un traguardo importante per la dirigenza del presidente Ezio Zanotto, che ha così raggiunto un obiettivo che si era proposto fin dal suo insediamento. Ma Ezio Zanotto vuole anche portare il settore giovanile proprio in quel di Pertusio. E allora andiamo a sentire, visto che è il primo anno che la società del Pertusio si cimenta in questo settore, quali sono gli obiettivi per questa stagione proprio detti a noi da parte del presidente Ezio Zanotto. Ezio Zanotto, presidente del Pertusio, parliamo di settore giovanile, sono cominciate gli allenamenti, la stagione. È cominciata bene perché sono arrivati parecchi ragazzi, il 99-2000 abbiamo fatto appunto i giovanissimi misti e poi invece i ragazzini, quindi i piccoli amici e i pulcini, e a oggi abbiamo 22 ragazzi e siamo veramente contenti perché siamo partiti in 12, ad ogni allenamento si aggiungono dei ragazzini e siamo speranzosi che ce ne sia ancora di più. Quindi sicuramente faremo due squadre anche lì e quindi siamo contenti perché l'impegno che abbiamo profuso per allestire queste squadre sta ripagando le attese in sostanza. Ecco. Quindi chi volesse venire a provare, portare il ragazzo a giocare da voi, quando vi trova, dove sono i campi di allenamento? Ma i campi di allenamento sono principalmente a Busano, dove si allenano i giovanissimi, mentre invece i piccoli amici e i pulcini sono a Pertusio, nel campo piccolo di Pertusio. Per te a mettere in piedi questo settore giovanile è raggiungere un obiettivo, hai una prima squadra che hai portato in prima categoria e adesso il settore giovanile. Sì, il settore giovanile, come ho già detto in precedenza in altre interviste, è un settore nel quale puntiamo tantissimo perché i bambini sono il futuro dello sport, quindi avere dei bambini che riusciamo ad educare e ad allenare con un certo qual spirito credo che a lungo andare pagherà e pagherà anche il fatto, cioè sarebbe bellissimo poter vedere questi ragazzini prima o dopo arrivare anche alla prima squadra. Quindi un settore giovanile creato con l'intenzione di farlo crescere negli anni? Assolutamente sì, siamo partiti sicuramente in sordina come si parte sempre quando si parte da zero. Noi siamo partiti costituendo appunto quest'anno il settore giovanile. I risultati sono più che buoni perché non ci aspettavamo un'adesione così massiccia. E io credo che se riusciamo a lavorare bene come ci siamo posti come obiettivo, negli anni a venire faremo ancora altre squadre. È il momento del Rivarolo Calcio, un Rivarolo Calcio che anche quest'anno, grazie ai suoi collaboratori, ha realizzato domenica scorsa un importante torneo a cui hanno partecipato squadre professionistiche, le ricordiamo: Torino Juventus, Genoa Sampdoria, Atalanta, quindi il fior fiore del calcio giovanile per quanto riguarda anche squadre professionistiche. Tutto ciò è avvenuto grazie a uno staff organizzativo che si è andato, una macchina organizzativa che si è andata perfezionando nel corso di questi anni. Uno dei tanti artefici di questo successo è sicuramente Moreno Pomaro, dirigente di questo settore giovanile,
che proprio durante questo importante torneo ci ha rilasciato l'intervista che adesso andiamo a vedere. Moreno Pomaro, responsabile del settore giovanile della Rivarolese, anche questa terza edizione del torneo Città di Rivarolo si è rivelata un successo. Un successo veramente, non sai quanto sono felice vedere queste squadre, poi abbiamo appena visto insieme uno spettacolo che qua a Rivarolo meritava che ci fosse. Sono veramente contento. Moreno, sono arrivate squadre professionistiche e in campo si vede. In campo si vede nettamente la preparazione di un altro pianeta, devo dire la verità, le canavesane devono molto imparare, questo torneo serve anche per quello, per vedere i risvolti tecnici che le squadre professionistiche sono maestre, indubbiamente. Veniamo al settore giovanile della Rivarolese, quali sono gli obiettivi di questa stagione? Ma gli obiettivi sono ben comportare, a partire proprio da questa squadra che abbiamo visto, nonostante che è stata sconfitta dalla Juventus, ma ha fatto vedere delle buone cose, e l'importante è quello, far vedere delle buone cose dal punto di vista tecnico per poi approdare al settore giovanile vero e proprio con una base tecnica rafforzata. Per quanto riguarda le iscrizioni in via Merlo, quando sono aperte e quando vi trovano? Ci trovano tutte le sere immancabilmente dalle 5 e un quarto, quindi 17:15 fino alle 19 alla segreteria amministrativa. Ci siamo io, c'è il direttore tecnico Giovanni Tarro e Giovanni Adamo che raccoglie materialmente le iscrizioni. Da Rivarolo risaliamo verso Ivrea e andiamo a fermarci nel quartiere di Sangrato. Qui da anni ormai il Sangrato continua a lavorare per un settore giovanile anche qui sempre in crescita, con risultati sempre più importanti sia a livello di numero ma anche che di qualità e anche di quantità. E allora andiamo a sentire un'allenatrice, un ruolo piuttosto strano, ma una ragazza che ormai da anni calca i campi di calcio, una ragazza che ci parla di quella che è la sua esperienza e di quello che è la stagione che andiamo a cominciare. Andiamo a sentire allora Alice Vecchini. Alice Vecchini, allenatrice dei Piccoli Amici 2006, 2007, 2008 del Sangrato, siamo in asse di partenza, avete cominciato da poco, come sta andando? Sta andando molto bene, sono arrivati molti bimbi nuovi, quindi siamo contenti, giochiamo sempre tutti insieme, quindi i primi passi li stiamo facendo. Come riesci a far tenere questi bambini concentrati, però anche a farli divertire? Beh, diciamo che sono molto bravi e comunque appunto lasciando anche lo spazio al gioco, quindi facciamo dei giochi divertenti che li motivino e non siano i soliti esercizi noiosi. Sono arrivati bambini nuovi, quindi vuol dire che state lavorando bene come società? Sì, diciamo che quest'anno siamo partiti molto bene. Speriamo di partire. Cosa ti aspetti da quest'anno? Come l'anno scorso, questi bimbi sono capaci di darti emozioni uniche anche solo durante gli allenamenti, quindi sempre questo. E tu hai il doppio ruolo, oltre da allenatrice, di essere anche un po' da educatrice. Sì, infatti, questo lo faccio anche di lavoro, quindi mi piace e continuo a farlo. E come già accadeva lo scorso anno, andiamo a vedere il servizio realizzato per noi dagli amici di Torino. Emotional è stato realizzato per gli istituti estetici e benessere che vogliono offrire alla propria clientela un enorme valore aggiunto alla manualità altamente professionale dei propri massaggiatori ed estetiste, con tutto il comfort e il relax di un trattamento a 360 gradi. Fatto di rigeneranti combinazioni di colori, dal tepore dell'acqua e da una superficie in grado di accogliere il corpo della cliente in un caldo abbraccio, distribuendone il peso
sostenendolo con una spinta graduata e contrastando la forza di gravità. Io sono Alice Spalletti, sono la direttrice della scuola di pallavolo dello Sport Imparella, gestisco tutto l'ambito del mini volley e del settore scuole che è appunto gestito dalla nostra società. La nostra attività va dai 5 anni agli 11 anni per quello che riguarda in maniera specifica la scuola di pallavolo. Partecipiamo ad alcuni tornei che sono organizzati dalla Federazione Italiana Pallavolo nel circuito Minivolandia, e abbiamo anche altri eventi che gestiamo internamente come Sport Imparella. Contiamo circa un centinaio di bambini iscritti. Quello che vedete alle mie spalle è il gruppo dell'Under 11, il gruppo delle bambine di quarta e quinta elementare, che quest'anno partecipano per la prima volta al campionato di Under 12, e come anno di esperienza e di preagonistica per arrivare poi il prossimo anno ad essere protagoniste nel loro campionato. Per quanto riguarda il mini volley, quindi fino alla terza quarta elementare, facciamo due allenamenti alla settimana con molta libertà. Il lavoro è impostato prevalentemente su un carattere ludico, quindi i bambini giocano, si divertono senza nessun tipo di approccio agonistico, mentre il gruppo Under 11 si allena tre volte alla settimana con in più l'impegno domenicale delle partite delle gare. Venire nelle nostre palestre, provare, portarsi una maglietta, un pantaloncino, mettersi in gioco e fare un po' di prove con noi. Noi siamo qui alla Manzoni con il mini volley e in altri centri, alla palestra Zumaglia in via Domodossola, alla palestra Casati in via Chianocco e alla palestra Kennedy in via Pacchiotti. I bimbi che vogliono approcciarsi a questo sport hanno solo che da provare, venire, divertirsi, e un posto per loro si troverà sicuramente. All'interno. Tutto l'anno accettiamo bimbi nuovi che vogliano venire a provare, quindi in qualunque momento uno desideri può iniziare a giocare. Allora, i piccoli atleti sono circa un centinaio per quello che riguarda il mini volley, mentre contiamo una cinquantina di ragazze solo nell'età di Under 12, quindi età 2001 e 2000, quindi un discreto numero. Ciao, io sono Enrica, alleno il gruppo 98, l'Under 14, facciamo campionato Under 14 e Under 16, siamo arrivate in finale provinciale quest'anno al secondo posto. L'età delle ragazzine è 98. Ci alleniamo il martedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 5 alle 8. Giochiamo il sabato o la domenica, adesso siamo impegnate nel regionale, quindi giocheremo di domenica alla Manzoni. Sì, siamo un gruppo di 15 ragazzine, quindi siamo un buon gruppo e siamo anche di un buon livello, nel senso che siamo arrivate seconde, quindi siamo molto contenti, questa annata è andata molto bene. La finale provinciale è stata una grande soddisfazione, non ce l'aspettavamo, è stato un bel risultato. Sicuramente è uno sport di gruppo, quindi uno sport che crea tanta complicità tra le ragazzine, tanto divertimento, quindi di iniziare sicuramente a giocare a pallavolo. Chiudiamo la prima parte della nostra trasmissione con l'Unione Sportiva Valle Sacra, che non solo è riuscita a continuare la sua attività, ma l'ha notevolmente implementata, migliorata, con anche altri nuovi campi dove allenarsi. E proprio sul campo di Ozegna, che è l'ultimo in ordine cronologico dopo quello di Borgiallo, sede storica, e quello di Rivara, abbiamo sentito il direttore sportivo del settore giovanile del Valle Sacra, Franco Porcaratti. Franco Porcaratti, direttore sportivo del settore giovanile del Valle Sacra, al via una nuova stagione. Intanto quante squadre sei riuscito ad allestire? Ma sulle 8-9. Quali sono gli obiettivi quest'anno? Ma gli obiettivi, cioè, visto che l'altro anno su alcune categorie siamo andati bene, gli obiettivi sono di continuare su quelle e migliorare sulle altre. Nonostante una piccola realtà, sei riuscito nel corso di anni a creare una buona struttura? Sì, logicamente devo dare atto anche ai dirigenti e al presidente che mi hanno lasciato fare, mi hanno dato fiducia. Io, quando mi danno fiducia, poi lavoro bene, perché sono contento. Dove ci sono i campi di allenamento quest'anno delle squadre? Ma i campi partiamo con la massima categoria nostra, che è il 98, che gioca a Rivara. Giochiamo a Ozegna con due categorie, 2001 e 99-2000, e poi anche lì ho fatto una seconda squadra 99-2000 per i principianti, dove alcune società i principianti non le
non leva tanto, invece li ho proprio voluti, senza vergognarmi. E poi ovviamente il campo Borgiallo. E poi abbiamo il campo Borgiallo per le 5 categorie dei piccolini. Chi volesse venire a iscriversi, contattarvi, dove e quando vi trova i campi di allenamento? Noi siamo al martedì e giovedì a Ozegna, siamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì a Borgiallo, mercoledì e venerdì a Rivara. Le iscrizioni ovviamente sono sempre aperte. Le iscrizioni sono sempre aperte e speriamo che qualcosa mi arrivi, specialmente sul 98 che sono proprio giusto come persone. Oltretutto hai tecnici qualificati con te? Sì, tecnici qualificati, abbiamo Mazza che è un UEFA B, abbiamo Fabrizio Ferrari che è un UEFA B, ci sono io, abbiamo Zuffellato che è anche lui un patentato di settore giovanile, dunque piano piano io cerco di portare anche patentati in casa. Chiusa questa prima parte, questa cavalcata della prima parte con tutti i settori giovanili delle varie squadre canavesane, ci fermiamo per un piccolo spazio pubblicitario. Per qualunque problema assicurativo, previdenziale e finanziario, mettiti sotto l'ala delle Assicurazioni Generali. Rivolgiti con fiducia a Filippo Giovannini e Marco Bevilacqua e ai loro collaboratori, veri professionisti delle assicurazioni della società. Con sedi a Cournier e Rivarolo. Per mantenerti sempre in forma, Centro Sportivo Polifunzionale Fit Village di Oglianico. Scegli fra le varie attività quella più adatta a te. Palestra, sala pesi, ginnastica dolce, ginnastica mirata, danza sportiva, area benessere con sauna, studio medico e personal trainer, fisioterapia, riabilitazione post-operatoria e sportiva, tecarterapia, laser terapia, ultrasuoni terapia, neurotapping. Centro Sportivo Fit Village. Molto più di una palestra. A Oglianico, in via Aldo Moro. Telefono 0124 360809. E siamo quindi giunti alla seconda parte di questa prima puntata di Weekend Sportivo. Allora parliamo di cosiddetti altri sport. Anche qui lo facciamo sempre in ordine, diciamo, alfabetico, quindi partiamo dal baseball. Per il baseball, baseball Castellamonte, abbiamo sentito un'ex giocatrice che è partita da Castellamonte, ha giocato anche in tutta Italia, insomma in alcune squadre italiane, ed è tornata da 4 anni a casa, alla sua Castellamonte, vale a dire Tiziana Torreano, che è un'allenatrice dei più piccoli e ci parla dei suoi, fra virgolette, bambini. Tiziana Torreano del baseball Castellamonte, domenica scorsa una bella manifestazione qui. Sì, vero, abbiamo finito il campionato, la Coppa Piemonte, e abbiamo giocato con 4 squadre e purtroppo i nostri ragazzi, si è andato l'anima, purtroppo siamo arrivati alla fine, ai ultimi, però tutto sommato è stata una bella stagione, i ragazzi cominciano a crescere, quindi siamo contenti di quel nostro risultato. Tiziana, puoi fare un bilancio di questa stagione? Positiva, prima perché abbiamo tanti ragazzi, si stanno avvicinando al baseball, e soprattutto con le scuole, stanno già arrivando adesso scuole di Spineto e il circondario, quindi speriamo e pensiamo di riuscire a fare un bel lavoro per quest'inverno e per la prossima stagione. Quali sono adesso gli obiettivi? Chi volesse portare il figlio a provare, quando e dove vi trovo? Allora, per il momento, finché fa bel tempo, ancora qui al campo, dalle 5 alle 7 o 7 e mezza. Più avanti, diremo a disposizione, andremo in palestra, sempre in quell'orario lì più o meno, e quindi potranno allenarsi benissimo in palestra. Dalla tua esperienza, come li hai visti crescere i tuoi ragazzi? Io devo dire che sono piccolini, alcuni sono piccolini, stanno crescendo, io comunque sono 3 anni, quasi 4 che sono qui e sono soddisfatta, e chiaro che vederli crescere, vederli migliorare è la mia soddisfazione. Margine di crescita ovviamente ce n'è, secondo te in che cosa devono migliorare? Loro sono timorosi, devono perdere questa timidezza, questa paura, perché poi il baseball comunque non è un gioco, bisogna aver paura, quindi si devono spronare e devono avere più fiducia in se stessi. Qualcuno si perde un pochino, ma sono convinta che si riprenderanno e daranno il loro meglio. Quindi più una questione caratteriale che non tecnica? Sì, sì, caratteriale, appunto, perché avendo bambini piccoli e vengono dalle scuole, non hanno mai visto il baseball e
partono da zero, quindi non è facile per loro capirlo anche subito, è abbastanza uno sport complicato che comunque poi una volta che l'hai capito è completo e divertente. E siamo giunti allo spazio dedicato al basket. Cominciato domenica scorsa la prima partita di campionato, vale a dire Lettera 22 Ivrea Basket, che ha subito conseguito un'importante vittoria in casa contro Aosta. Aosta in un derby della Dora molto sentito, che questa volta è finito con un punteggio veramente importante, una vittoria per 92-75. E allora andiamo a sentire le interviste realizzate nel dopogara dal nostro Andrea Tosi con i protagonisti di questa prima importante partita di campionato, con una bella vittoria da parte degli uomini di Piero Piermattei. Paolo Costavella, allenatore Lettera 22, prima partita dell'anno contro Aosta, un buon risultato, sei soddisfatto dal punto di vista del gioco? Diciamo che sono soddisfatto per il risultato, per come è andata la partita, per il tipo di gioco che abbiamo fatto comunque in velocità, abbiamo cambiato molto proprio la mentalità della squadra, abbiamo provato a giocare in un altro modo confronto a quello che facevamo l'anno scorso. Diciamo che il pubblico si è divertito, ha visto tanti punti, tanti canestri, quindi divertente, parli addetti ai lavori, chiaramente tanto lavoro da fare sull'esecuzione quando non viene il contropiede, tanto lavoro da fare difensivamente. Cosa positiva è che quando abbiamo stretto un po' le maglie nel terzo quarto abbiamo fatto il break e che fisicamente comunque abbiamo lavorato tanto dall'inizio dell'anno, dal 20 di agosto, e abbiamo lavorato sul fatto di giocare con contropiede primario, proprio andare, spingere tanto, perché abbiamo secondo me dei lunghi che possono fare un buon lavoro a rimbalzo, quindi comandare a rimbalzo, e quindi positiva la cosa. Sono andati via dei giocatori, ne sono arrivati nuovi, tanti giovani, la panchina un po' più lunga, cosa è cambiato nella squadra? Ma credo che sono andati via dei giocatori perché è stata una scelta, diciamo, tecnica, e abbiamo puntato a provare a giocare in un altro modo. Credo che negli ultimi anni il problema grosso di questa squadra fosse in attacco, grande difficoltà a far canestro, e abbiamo puntato su giocatori che hanno potenzialità in attacco molto importanti, e come si è visto stasera, con giocatori più pericolosi diventano anche più pericolosi i nostri, che gli altri anni invece facevano più fatica. Non so quanto, cioè se sia una cosa che durerà tutto l'anno, io credo di sì, spero di sì. Dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco, perché comunque non sempre ci verrà concesso di correre in questo modo e di giocare in questo modo. La Aosta in questo momento qui non è pronta e non è che abbiamo ammazzato la partita, comunque loro sono stati in campo a giocare come solito, entreranno in forma anche loro, e quindi stasera bene, prendiamola e siamo contenti. Un po' di stanchezza verso la fine, però inizio stagione magari ci sta. Ma io credo che più che stanchezza, abbiamo giocato veramente a ritmi altissimi, credo che è chiaro che se si gioca così qualcosina si concede, però abbiamo veramente corso tanto, credo che io non mi ricordo negli ultimi, credo 15 anni, una squadra che correva in questo modo qua. Quando giocavo io non correvamo così, quando ho cominciato non abbiamo mai corso così, non mi ricordo squadre che corressero così. Se corriamo così, chiaro che poi alla fine ci sta anche essere stanchi, l'importante è poter dare cambi a giocatori che oggi hanno giocato tanti minuti, e chi entra essere pronto e continuare a tenere il ritmo alto. Secondo me siamo sulla strada giusta. Quale sarà il primo vero test per capire le potenzialità di questa squadra? Ma noi dobbiamo guardare domenica prossima, andiamo a Saluzzo ed è già un super test. E poi andiamo infrasettimanale ad Alba contro una squadra di giovani che giocano a ritmi altissimi anche loro, e sarà un altro test. Io credo che dobbiamo guardare partita per partita e non fare come gli altri anni che si parte bene e poi si molla. Credo che dobbiamo maturare da questo punto di vista. Io credo che anche gli altri anni abbiamo fatto dei buoni inizi campionato e poi ci spegniamo. Quindi io non dico più niente. Aspetto alla verifica i giocatori e la squadra, tutti quanti insieme. E siamo giunti allo spazio dedicato alle bocce. Il campionato ormai alle porte, siamo in pieno, le squadre si stanno preparando. Allora abbiamo sentito Silvano Grivetto, presidente della Bocciofila Forno, che ci ha spiegato quelle che sono le linee per la stagione che ormai è alle porte. Silvano Grivetto, presidente della Bocciofila Forno, è uscito il calendario. Allora, che cosa ti aspetti da questa stagione? Ma io mi auguro di fare una stagione
Parlando del campionato, almeno come l'anno scorso, che l'abbiamo fatta discretamente bene, a parte che è andato un po' male il finale, però siamo sempre stati lì ai vertici, o primo, o secondo, noi e BRB. E quest'anno abbiamo lasciato libero due giocatori e presi tre. Spero di averla rinforzata, però sarà poi il campo che decide, che ci dirà se ho fatto bene o male. L'anno scorso secondo alla regular season, poi le finali di Loano, quest'anno conti di ripetere questo trend? Ma almeno arrivare a Loano spero proprio, poi non si può mai dire, la sicurezza non c'è mai, però speriamo, la squadra è abbastanza buona credo, e spero di sì. Subito una trasferta lontano? È la prima, andiamo già alla Pontese, è lontano e credo anche un po' dura, perché loro sono veramente bravi, quella squadra là sono forti, incominciamo già subito in salita. Però la prima trasferta potrà essere subito un banco di prova importante per vedere le possibilità della tua squadra? Sì, penso di sì, con la Pontese è sempre dura, poi ce la mettiamo tutta e speriamo di farcela. Silvano, quest'anno oltre a essere presidente sei anche direttore sportivo, quindi una doppia responsabilità. Sì, quest'anno ho deciso di fare anche io il CT, così se faccio bene faccio bene, se faccio male la colpa è mia, ho deciso di farlo io. Anche perché non è mai simpatico dire l'età, però che è qualche anno che sei su campi di bocce. Ma su campi di bocce sono tanti decenni, sempre ai livelli un po' bassi, perché io sono sempre stato solo di C e D. E adesso che ho la squadra gioco anche un po' con loro e mi piace molto. E poi però, perché insomma conosci anche la Serie A e la Serie B in quanto l'hai frequentata negli ultimi anni? Sì, ormai sono un po' d'anni che siamo di Serie A, credo di capire qualcosa anche lì. Parliamo di judo in canavese e soprattutto judo azzurro a Volpiano. Ma quali sono le iniziative dei due vulcanici, diciamo, presidenti, titolari di questa società, vale a dire Raffaella Valerio e Salvatore Alia. Quest'anno anche qui non solo confermano, ma si ingrandiscono, vanno in quella di Brandizzo, e allora andiamo a sentire, li abbiamo intervistati, cominciamo andando a sentire dovere di cavalleria, la signora Raffaella Valerio. Raffaella Valerio, tecnico del judo azzurro, riprende l'attività a Volpiano. Con quali iniziative? Dunque, quest'anno le iniziative sono sempre le solite. Abbiamo aggiunto solo due o tre attività, la ginnastica ritmica, il judo agonistico amatoriale, la ginnastica artistica, che è una novità assoluta a quest'anno qui a Volpiano, la psicomotricità, il tai chi, danza del ventre, l'aikido, pilates, jazz pump, kickboxing, latinoamericano, yoga e tecniche di rilassamento e meditazione. I corsi da quando prendono il via da settembre? Allora, noi abbiamo iniziato con le prove perché abbiamo scaglionato le varie attività dal 12 di settembre, veramente dal 10, scusate. 10 settembre sono partite le prove e siamo pronti ad aspettare tutte le persone che vogliono provare un'attività, e consiglio di sfruttare le prove gratuite per poter scegliere. Ecco, come materialmente uno deve fare per provare a venire da voi? Allora, ci può trovare o sul sito www.judoazzurro.it oppure telefonicamente al 340-6052436, oppure meglio ancora, così conosce personalmente gli istruttori e come lavoriamo, venire in palestra. Sul volantino ci sono le palestre dove stiamo lavorando, o meglio sul sito avete tutte le indicazioni per trovarci. Un anno sicuramente importante per voi, che culminerà col solito trofeo di judo. Sì, è un trofeo che tutti gli anni sta aumentando le quote degli iscritti, e speriamo di avere un'altra novità, perché se va in porto un'iniziativa abbastanza grossa, dovremmo farlo diventare un trofeo riconosciuto dalla federazione a livello italiano, ma abbiamo ancora due o tre incertezze prima di portare avanti tutto. Inoltre da quest'anno andate anche nelle scuole? Sì, abbiamo iniziato a lavorare qualche anno fa nelle scuole di Volpiano, parliamo di elementare e materna, e quest'anno siamo attivi anche nella scuola elementare di Brandizzo, la Bruno Bozzi, e andiamo anche a lavorare nelle materne di Leni.
E dopo lo spazio dedicato al judo, vi ricordiamo che la prossima settimana sentiremo la seconda parte, cioè l'intervista che abbiamo realizzato con Salvatore Alia. Ci fermiamo per un piccolo spazio pubblicitario. Per gli appassionati di sport, da oggi c'è tribunasportiva.it. Tribunasportiva.it è il portale dedicato allo sport in canavese. Un sito ricco di contenuti video, risultati, classifiche, interviste ai protagonisti dello sport. Tribunasportiva.it, una finestra a tutto campo sul mondo dello sport, con spazi dedicati al calcio, calcio a 5, basket, pallavolo, ciclismo, judo, palestra e molto altro. Ci puoi seguire anche su Facebook e Twitter. Tribunasportiva.it, lo sport a portata di click. Nella rinnovata esposizione di 1000 metri quadri, Formento a Castellamonte vi propone una vasta gamma di piastrelle per pavimenti e rivestimenti delle migliori marche, una raffinata gamma di mobili da bagno, i sanitari e le rubinetterie delle marche più prestigiose, vasche idromassaggio e idrodocce, serramenti in legno e PVC, stufe e caminetti delle migliori marche e una nuova area di cucine moderne, classiche e in muratura. Formento fornisce inoltre la progettazione di soluzioni d'arredo e la posa in opera con consegna gratuita a domicilio a Castellamonte, in via Balbo 10. E siamo giunti alla terza parte di questa puntata, prima puntata di Weekend Sportivo. Ricordo che Weekend Sportivo va in onda tutti i venerdì sera con inizio alle ore 20:30 su Rete Canavese. Potete rivedere la puntata la domenica mattina intorno alle ore 10:30 sempre su Rete Canavese, ma per chi non riuscisse a seguirla, la possibilità di vederla è anche sul nostro sito www.tribunasportiva.it, dove a partire dalle ore 19:30 del domenica trovate tutti i risultati di calcio dall'eccellenza alla terza categoria, tutti i filmati delle partite della domenica, tutti i servizi dove potete rivedervi anche lunedì sport e soprattutto dove potete rivedere la puntata di Weekend Sportivo, ma rivedere singolarmente tutti i servizi negli spazi dedicati chi è ai settori giovanili, chi è al baseball, chi è agli altri sport, chi è al basket, chi è alla pallavolo. Quindi un sito veramente completo che vi invito ad andare a visionare, dove potete rivedere tutti i servizi che noi mandiamo in onda. Nel caso ve li poteste perdere, potete sempre tramite email scrivere alla redazione e sarà nostra premura rimetterli online per ripoterveli fare vedere. E allora parliamo di pallavolo, cominciamo con la pallavolo Castellamonte. Stagione anche qui all'inizio, abbiamo sentito una giovane allenatrice a cui hanno cambiato squadra, l'anno scorso ne allenava una, quest'anno ne allena un'altra, ma sicuramente a queste ragazze l'entusiasmo non manca. Allora andiamo a sentire Martina Osello. Martina Osello della Pallavolo Castellamonte, alleni l'Under 12, praticamente ricominci da zero. Sì, quest'anno dopo una 14 abbiamo avuto ottimi risultati, si riparte da zero per poi arrivare anche qui con grandi risultati in una 13, una 14, in una 16 poi in futuro. Bisogna sempre partire da zero ed è questo poi che fa la differenza tra squadre importanti che partono con un gruppo importante e poi in un futuro migliorano. Che cosa ti aspetti dalle tue ragazze? Allora, un miglioramento effettivo perché c'è un bel gruppo di 12 ragazze, prendiamo delle ragazze dal minivolley quindi più piccole e vogliamo arrivare soprattutto a un gruppo omogeneo, poi per il prossimo anno rafforzare dove ci sono dei limiti, quindi quest'anno è il gruppo la cosa principale. Lasciare le ragazze della scorsa stagione è comunque stato un passo difficile. Sì, è stata dura perché erano delle brave ragazze, un gruppo esplosivo, fantastico, però le ho date in buone mani perché è arrivato un grande allenatore come Massimo Dallan, dove noi possiamo solo migliorare e solo apprendere, quindi è buono anche per noi. Visto che siamo giovani, un grande allenatore come lui può darci, o come Alessandro Vallero, possono darci consigli e aiutarci a crescere. E parliamo sempre di pallavolo, ma da Castellamonte ci spostiamo a Rivarolo. Rivarolo è imminente l'inizio del campionato della Finipianti Rivarolo Volley per quanto riguarda la Serie D.
un Finimpianti Rivarolo che si è rinforzato, che punta a una salvezza senza patemi d'animo. E allora andiamo a sentire da Andre Runic, l'allenatore della prima squadra, quali sono, a pochi giorni dall'inizio del suo campionato, le sensazioni relative alla nuova stagione. Andre Runic, allenatore del Finimpianti Rivarolo Volley, a pochi giorni dall'inizio del campionato, come vedi la tua squadra? La mia squadra la vedo bene, abbiamo avuto due inserimenti importanti, il palleggiatore e un opposto, che hanno portato più qualità alla squadra. Poi dall'esperienza dell'anno scorso comunque siamo migliorate e partiamo da quel miglioramento. Che cosa ti aspetti da questa stagione? Sicuramente una stagione divertente, dove ce la giocheremo dall'inizio alla fine con tutte e poi vedremo alla fine il risultato che verrà fuori. L'anno scorso un campionato che vi ha visti retrocessi, ma per una serie di circostanze, siete riusciti a restare in Serie D. Quali errori potete evitare quest'anno? Gli errori da evitare sono praticamente tecnici, nel senso che noi siamo partiti con il girone d'andata facendo 8 punti, il girone di ritorno 16, che era da salvezza. Per cui, ripeto, abbiamo riportato i miglioramenti dell'anno scorso a quest'anno e si vede e sono molto fiducioso. Sono stati estratti i gironi, quali sono le squadre che temi di più? Penso qualche squadra dell'Alessandria che siano fatte apposta per salire, però, ripeto, il resto dovrebbero essere tutti giovani, quindi come noi, quindi voglio dire, ce la giocheremo. Insomma. L'obiettivo possiamo definire una tranquilla salvezza? Sì, io spero una tranquilla salvezza e addirittura una metà classifica, se tanto mi dà tanto, vedremo. Ed eccoci allo spazio dedicato al rugby. Questa sera parliamo del Volpiano Rugby e Volpiano Rugby abbiamo sentito, per quanto riguarda ovviamente il settore giovanile, l'allenatore, non dico più rappresentativo, ma sicuramente uno degli allenatori di punta, ma non solo del Volpiano Rugby, direi di tutto il panorama piemontese, vale a dire Vincenzo Rossini, che ci spiega quali sono le sue idee sull'allenamento, su quelle che saranno le tattiche, tutto quanto ci sarà da fare per quanto riguarda la nuova stagione. Vincenzo Rossini, allenatore del settore giovanile del rugby Volpiano, inizio di stagione, che cosa ti aspetti? Inizio di stagione intanto mi aspetto la frequenza maggiore da parte degli atleti, perché fin quando non comincia bene la scuola siamo un attimo in difficoltà con il reclutamento. Adesso i numeri cominciano a farsi interessanti e cominciamo a lavorare anche sulla profondità, diciamo, del mestiere di rugbista, cioè il fatto atletico e il fatto tecnico. Mi aspetto una crescita di questi ragazzi dopo il primo approccio che ho avuto l'anno scorso, in modo che di riuscire a fare squadre competitive che dicano la loro nel campionato, che non siamo come l'anno scorso che eravamo un po' scarsini di numeri, sempre a perdere partite e quindi a toglierci anche qualche soddisfazione. Secondo te nelle corde di questi ragazzi poter far bene? Sì. Teniamo presente che due o tre elementi li abbiamo ceduti al settimo, che fanno una categoria superiore pur essendo della stessa età, cioè fanno la Juniores Elite, che vanno a giocare in Veneto, vanno a giocare in Lombardia, che mentre noi facciamo un girone territoriale. Ed è proprio perché abbiamo tanti nuovi, abbiamo deciso di tenere solamente i meno dotati di esperienza, in modo da accumulare esperienza per poi eventualmente tentare noi di fare il salto nelle categorie superiori. Ragazzi quindi che hanno margini di crescita? Molti margini di crescita, alcuni addirittura sono stati convocati per le selezioni regionali, perché sono stati individuati anche dai tecnici regionali come proprietari di attitudini buone per il rugby. Naturalmente ci va un po' di tempo. E con questo servizio si chiude questa prima puntata di Weekend Sportivo. A me non resta che ringraziarvi per l'attenzione con la quale ci avete seguito, ricordarvi che siamo in onda il venerdì sera con inizio alle ore 20:30, in replica la domenica mattina intorno alle ore 10:00.
tutta la settimana ci potete trovare anche sul nostro sito www.tribunasportiva.it. Noi, televisivamente parlando, ci vediamo lunedì sera con Lunedì Sport. Grazie e buon proseguimento a tutti. Il programma è stato offerto da Assicurazioni Generali, Agenzia Principale di Rivarolo e Cornier, rappresentanti procuratori Filippo Giovannini e Marco Bevilacqua.